In che modo possiamo confutare la tesi e gli argomenti della squadra avversaria? Le strategie di confutazione più comuni sono quattro. Esaminiamole nel dettaglio, prendendo come esempio la seguente emozione: bisognerebbe abbassare a 16 anni l'età per votare. Immaginiamo che il primo speaker della squadra pro abbia affermato di essere a favore della mozione perché estendere il diritto di voto ai sedicenni significa dare peso politico e importanza alle istanze delle giovani generazioni e in particolare alla questione del cambiamento climatico e della precarietà del lavoro. Possiamo confutare questa mozione in quattro modi: negandola, minimizzandola, superandola e rovesciandola. Partiamo con la negazione, che consiste nel dimostrare la falsità e l'infondatezza della tesi sostenuta dallo speaker avversario. Potremmo quindi affermare: questo non è vero, perché se consideriamo il tasso di denatalità e l'indice di invecchiamento della popolazione italiana, i giovani continueranno ad essere una minoranza nel nostro paese e la loro visibilità sul piano politico resterà tale anche con il voto ai sedicenni. Passiamo alla seconda tecnica: minimizzare una tesi. Questa è utile quando siamo di fronte a fatti che non possono essere negati, ma di cui possiamo ridimensionare la rilevanza. Riprendendo lo stesso esempio, possiamo quindi affermare: può essere anche vero, ma per raggiungere questo obiettivo non è fondamentale abbassare l'età per votare a 16 anni. Terza tecnica: il superamento di una tesi. Anche questa è una tecnica che viene usata quando i fatti presentati non possono essere negati. In tal caso si propone un confronto con uno scenario diverso rispetto a quello presentato dalla squadra avversaria. Tornando al nostro esempio, potremmo affermare: in realtà, numerose statistiche confermano che la questione ambientale e la precarietà del lavoro sono problemi che preoccupano sempre di più ampie fasce di popolazione adulta. Quarta e ultima tecnica, il ribaltamento. Consiste nel rovesciare la tesi avversaria, per cui i lati positivi rispetto al problema cambiano di segno, diventano negativi e viceversa. Riprendiamo sempre la stessa affermazione di partenza. Per ribaltare questa affermazione potremmo dire: può essere anche vero, ma siamo sicuri che in un paese come il nostro, in cui la percentuale di chi non vota raggiunge il 40%, il voto rimane ancora lo strumento più efficace per far sentire il proprio peso politico?